Attenzione! Centrale. Io mi vergogno, raga! No, però guarda, ci stai benissimo. Sembra un tifoso dello United messicano. È partita. Allora, attenzione, Van Dijk. Attenzione, c'è il pressing di Rashford. Dias ancora, Dalot pressato. Dalot che pressa Dias, no Dalot pressato. E guarda Henderson che si libera con una facilità di Scott. Ma è Langa che chiude. Bravo! Sancho, Scott, palla sullo scozzese. Oddio! Oddio! Rashford! Rashford! Ma vaffanculo! La p***a metà! No, raga, Casemiro non è arrivato. Cioè, è arrivato oggi. Non lo dici il tempo. Non gioca. Bruno Fernandes cerca la sponda proprio per Langa che fa pressing su Arnold. Sbaglia Arnold. La palla è su Rashford che corre. Ah, rosso! 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 Lupo male tu! E ora capina il centro del nostro tronzo. No! Palo de Langa! Palo de Langa! È Sancho il circolo di sta squadra! Dategli essa palla! Guarda quell'altro! Dio incantesimo! Rashford non è fuori gioco. Bruno Fernandes, la palla è buona! Eriksen non tira! Eriksen non ha tirato! Sancho! Sancho! Erik Ten Hag! Jadon Sancho! Jadon Sancho! E li purga lui! Li purga lui! Come in amichevole! Jadon Sancho! Glielo mette! Jadon! Giocata strabiliante! Dentro l'aria di rigore si è mangiato Van Dijk, se l'è mangiato, mangia, guarda come si mangia Sancho, io l'ho detto poco prima, passate la palla a Sancho. Riparte di nuovo allora il Liverpool, adesso United però si sta chiudendo un po' troppo, sta facendo troppo l'attendista dopo 20 minuti. Ho capito che siamo avanti 1-0, ma non si può giocare così. Adesso ci ha cercato un po' di allargarsi. Cerca qualche palla in profondità. Palla sbagliata di Gomez. Beh, se la squadra è assestata bene nel rettangolo di gioco. Sta belli, larghi, messi a posto. Ma c'è da provare a fare il 2-0. Ora c'ho una paura quando ricominciano le partite alle 20:45. A me stora mi viene la biocco. Mamma. Come fa a venire la biocco alle 18:40? Alle 8:45? Mi viene un sonno a quest'ora ogni volta a me. Vero? Pallonate, no, non ha fatto un tiro a porta ancora. Ha fatto un tiro con Henderson, l'ha buttata fuori, basta. Per ora sì, abbiamo rallentato, ma è ovvio, stiamo andando a 1-0, non è potuto continuare per 20 minuti a correre così. Eccolo, Salah, Arnold, Varane, Elliot e la maremma de Mammeta, lu salmone. Ma raga, il Liverpool deve, ho messo vantaggio primo tempo, quindi deve vincere, cioè probabilmente fare due gol per vincere la bet. No, adesso abbiamo iniziato a giocare come giocava Olle. Ammo qui mi inizio a preoccupare. Stiamo giocando con 4-2-3-1, solo che Bruno va a fare il mediano, sta Rashford da solo lì in mezzo a quei tre e palla lunga. Cioè io fatto sta che per ora c'è un Liverpool che gestisce, che cerca di trovare un pertugio, solo che lo United nel rettangolo del gioco è piazzato bello stretto e quindi ci vuole un po' il Liverpool a trovare il pertugio che ha trovato adesso. Ma Alessandro distrugge Milner, gli dice guarda un po' chi è che c'ha i coglioni, chi è sudamericano. Palla di nuovo a Robertson e sicuramente cerca il taglio in profondità di Luis Diaz, lo trova, chiusura di Varane. Varane con Dalot, quanto mi è piaciuto sto 5 di Dalot con Varane. Da quanto tempo non vedevo il gruppo. Levate lo cazzo di Maguire, mandatelo a giocare a briscola con quell'altro che c'ha 38 anni. No. No. Si scherza. No, comunque si scherza. Comunque perdere la bet per Sancho è imbarazzante. Lo prendo parecchio perché più passa il tempo e più il Liverpool comincia, capito, a dirci ad assegnarci, a segnare.
quindi aumenta l'acceleratore, accelera, e lo United ovviamente sforzo fisico iniziale lo comincia a sentire perché siamo al 39esimo e United in questo momento soffrirà per tutta la fine del primo tempo. Oddio, che rimpallo, ragazzi! Che rimpallo! Che rimpallo tra Bruno e Lisandro! Hanno fatto tipo sorta di flipper! La palla ha rimbalzato 3-4 volte tra di loro sulla linea della porta! Rashford! Rashford! Ha buttato un'altra occasione? Gioco in parole per Rashford. Gioco in parole. Sto punto penso che gioca contro Voglia. Sto punto penso che gioca contro Voglia. No, ma non è la squadra che tifa, in teoria. Non puoi fare queste robe. Cioè, stai da solo, ti metti a triplare Van Dijk che sai che non lo tripli. Non stai nelle condizioni fisiche e mentali per poterlo triplare. E continua a provarci. E buttiamo via l'azione per colpa sua. Io dopo la stagione passata non perdono nessuno. E dovrei far cucire tutti i tifosi, non solo io. Finisce qui il primo tempo. Ok, siamo partiti. Bruno Fernandes. Oh madonna mia, oh madonna mia. Guarda Rashford. Ma non sa manco più lanciare la palla! Oh, ma qui siamo in una situazione degenerante. Non sa manco buttarsi una palla, oh. Ma siamo proprio a livelli dei de elementari, eh. Ma mio nipote che c'ha 7 anni la butta via la palla lì. E che non entra? Date il tempo un attimo. Marzial appoggia. Marzial, subito il passaggio. Bellissima l'uscita di Sancho. Scambia con Rashford, che adesso è rimesso in quella posizione. Potrebbe. Non lo punta. Bravo! Ma che cazzo fai, Cristina D'Avena? Maremma maiala. Maremma maiala. Mamma mia, Lisandro. Mamma mia, ma chi sei? Ma sei illegale, piccolo mino mio. Ma Lisandro sta in attacco con Bruno. Attenzione, bella la melina di questo Manchester. C'è Marziale che chiede la palla a me. Mamma. Non secca un cazzo, non secca. Non secca un cazzo, non secca. Un quarto. Porca madonna. Non si fa un passaggio. Che cazzo ha fatto Martial? Che cosa ha fatto Martial? Rashford! Chi è che gli ha passato la palla? Ma che giocatore è Martial? Ma che giocatore è Martial? Ma che giocatore è Martial? Che giocatore è Martial? Che giocatore è Martial? Che giocatore è Martial? Che giocatore è? Prende palla, guarda, guarda il compagno, gliela passa. Che giocatore è Martial? Che giocatore è Martial? Attenzione, però può essere fuori gioco. Attenzione, attenzione. Rimane la giocata. È 2-0! Marcus Rashford! Marcus Rashford! Marcus Rashford con una giocata impressionante di Martiale che entra e fa un assist clamoroso. Un assist clamoroso. Un assist clamoroso. Marcial! 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 Ragazzi, ma che giocatore è Marcial? Che giocatore è? Un cioccolatino! Un cioccolatino quel giocatore è! Un cioccolatino! Entra così! Mua! Mua! Però vabbè, quell'altro era sempre rotto, ma io la decisione di mandare via Marcial l'anno scorso non ho mai capito. Perché poi è mancato! Ti ricordi quelle partite dove ti dicevo, qui manca quello, non ce l'hai l'esterno per ricambio che c'è esperienza come Marcial? Ma voi, guarda, mi era andata bene perché mi è uscito Langa, perché se voi, questa è la merda, perché quando si tolto poi Greenwood, siete rimasti fottuti, eh. Oggi, allora, secondo me, Pensi che la causa delle prestazioni precedenti sia stata Maguire? sì, secondo me è Marziale, stato Marziale, Marziale, scusa fra un attimo, Marziale, Marziale. Porco zia da corta! Marziale ancora! Marziale! Marziale, che fa? Dove vai, piccolo? Perché l'hai fatto? rispetto a quando si beccano un attaccante grosso, vabbè, quello giustamente perché il Paolo è una cosa di struttura fisica, e ovviamente secondo me sì, cioè io l'avevo già detto a Tota, perché gioca Lisandro come Maguire e non con Varane? Perché Varane, cioè, secondo me, a parte che ti fa reparto, però ti fa giocare anche meglio l'altro. C'è un momento in cui veramente il difensore sta a fare dei danni. Butta la palla via, però gli rimbalza sempre addosso e va a finire sulla porta nostra. Adesso sto seguendo la Juve.
Gol di Salah. Niente, niente, la Parigi, la Parigi. Bruno Fernandes è di un pagliaccio perché ha piato la palla per non darla a loro. Si era messo a tenere la palla, capito? È ovvio che dopo te, pagliaccio, tante orde, Bruno, di una cosa incredibile. Un clown. Che gol è stupido comunque. Non la vinci, non la vinci, non la vinci. Dai, mancano quanto? 8 Dai, minuti. sì, manca 8 minuti, perché in 8 minuti non fai un gol. Gestisce il Liverpool con Gomez. Va su Salah, Salah è indemoniato, ma là se lo chiude. Fa boccare Ronaldo, porco Ligi! Quanti cambi c'è ancora United? Allora è L'ultimo, mi sa. entrato Fred, è entrato Martial. C'ha altri tre cambi. Van de Beek, Wan-Bissaka, ma porco! Ronaldo, Van de Beek e Wan-Bissaka entrano. Quindi penso che Entrato. esce Rashford per Ronaldo, esce Dalot per Wan-Bissaka ed esce credo o Bruno Fernandes che ha ammonito e mi sta a far girare i coglioni o Scott. Quindi scusami, ripetimi i cambi. Wan-Bissaka per Dalot, Van de Beek per Eriksen e Ronaldo per Rashford. Non stavo a fare te, stavo a fare Wan-Bissaka che è entrato già fatto un danno. Io non lo so. Guarda, guarda, io guarda, sto a guardare Wan-Bissaka per vedere quello che fa. Guardalo, guarda, 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 dove vai? Fa certe finte, io quando i giocatori fa le finte, anche se i giocatori a squadra mia. Guarda, non l'ha toccato, mamma mia, che pagliaccio che è pure Martinez, tante orde. Mio Dio, che scempio. Ma so io che mi ricordo Vidic che porco tipo e buttarlo per terra ci voleva che gli sparavi. Non è vero, ragazzi, vi ripeto quello che hanno scritto in chat, stai tranquillo. Che ha scritto perché? No, perché 10 minuti fa avevano scritto 2-2. 10 minuti fa. E hanno rotto i coglioni. Poi ogni 2 minuti, 2-2, 2-2, rigore, rigore United, rigore quello, E hanno fatto intasare la chat, io ho messo chat soltanto emoticon. Oh, Van Oddio. Dijk non è riuscito una volta, e dico una volta, a fermare Martial. Non ci è riuscito una volta. Per fermarlo l'ha sempre dovuto buttare per terra. Non ci è riuscito una volta. E venite a dire che sto giocatore è sopravvalutato. Oh, se dai, calcio di punizione. Io faccio un bordello, eh. Se fischia faccio un bordello. Preparatevi, clippate, perché io qui me levo pure le mutande. Regà, una sub, così possiamo continuare la live con A Way Out, sennò si conclude con un post partita dopo. E sai qual è il bello? Prendere i 3 punti contro questi! Quanto è bello! L'anno scorso avete detto, quest'anno avete finito, avete subito una marea di reti e adesso ripartiamo, i primi 3 punti presi proprio contro di loro! Godo, godo i tifosi Liverpool! C'è da vincere oggi contro United, c'è da vincere! Abbiamo vinto noi! Abbiamo vinto noi il più grande nemico di Jürgen Klopp, Erik ten Hag, vai! Ricordatevelo, non ci date mai per spacciati. Adesso che scrive? Che scrive? Quelle pagine che parla di calcio tanto per parlare, che scrivono? Che scrivono? Lo United è tornato, il Liverpool al fallimento, che scrivono? Che scrivono? Una settimana avete massacrato Ten Hag per 2 settimane. Non gli avete fatto prendere respiro, non gli avete fatto di niente, non l'avete minimamente neanche giustificato. Senza Ronaldo non vincete. Che è successo? Che è successo oggi? Che è successo con Martial? Martial è sopravvalutato, ha cambiato la partita. Ha cambiato la partita e godo, 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 e godo, e godo, godo, porco zio, porco zio come godo, tutti, tutti, anche questo qua, questo che sta qua con me, ci davate per morti. Ah, con Liverpool siete Che finiti. vuoi? Vi prendo una schiaffi adesso. Dov'è Tiziano? Dove siete? Non vi sento! Non vi sento! Siamo sopra Liverpool, dove stai i giornali? Siamo sopra Liverpool! Oddio! E adesso che cambiate tutte le scritte? Ten Hag, Win, Klopp, Lose, che scrivete? Che scrivete? Che volete scrivere? No, io non sono esaltato! Io per ben 2 settimane e la chat
Davide lo sa. Io per 2 settimane mi sono sborbottato gente che parla dello United che non sa manco che cazzo è. Mi sono sborbottato Pacine che parla degli United che non sa manco quello che cazzo è. Mi sono sborbottato gente che ha criticato Ten Hag per 2 partite sbagliate, le prime 2 partite della stagione. Mi sono sborbottato per 2 settimane tutta sta roba. Adesso godo perché è mio diritto. Voi avete goduto quando abbiamo perso con il Brentford, avete goduto quando abbiamo perso con il Brighton. Adesso godo io e vi cipiscio pure sopra.